Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video. Video book haul del mese di luglio tra acquisti, invii, cartaceo, digitale. Insomma, andiamo subito a cominciare. Anzi, come sempre prima vi ricordo che se volete supportare il canale potete farlo o acquistando i titoli di cui vi parlo o cose vostre a piacere dai link di affiliazione Amazon che vi lascio qui sotto. Ci sono sia i link di specifici per ogni titolo che nomino, ma anche il link generico appunto per fare acquisti in generale. Oppure potete offrirmi un caffè simbolico tramite il sito Ko-fi che vi lascio sempre nel box info. Alcuni dei libri che vi vado a nominare, poi vi dirò quali, li ho già letti e recensiti perché insomma sono leggermente in ritardo sulla tabella di marcia e sapete che io di solito non sono un'accumulatrice seriale, di solito io compro un po' per volta e di solito leggo velocemente insomma quello che acquisto e mi arriva prima di acquistare o accettare nuovi libri. E quindi così, i primi due libri che vi nomino mi sono stati inviati, il primo dalla Trisker e si tratta di Bear, Otter e Kid di TJ Klune, che è il primo libro di una serie romance MM appunto dell'autore. Questo appunto già letto, ma devo ancora recensirlo e non so se recensirlo subito, diciamo nel prossimo wrap up, oppure se aspettare di leggere tutta la serie e poi farci un video diciamo globale sulla serie. Forse farò così, ma adesso vediamo. E poi mi è stato inviato anche, stavolta da Saga Edizioni, Phoenix Art, Cuore di Fenice, il primo capitolo che se non sbaglio si chiama Cenere, che praticamente è il primo capitolo di quella che sarà una saga fantasy che vuole funzionare un po' come una serie TV, in cui ogni capitolo dura abbastanza poco, nel senso in modo da renderlo più facilmente fruibile, appunto un po' a mosse di serie TV, non come gli episodi di Stranger Things che tipo duravano 2 ore e mezza, una serie TV normale, diciamo così. E quindi appunto mi è stato omaggiato questo primo volume, che siamo sulle 100 pagine. Anche questo l'ho già letto, ma deve ancora essere recensito, lo recensirò nel prossimo wrap up. Passiamo agli acquisti con due cartacei, gli unici del book haul. Il primo è La ragazza invisibile di Tori Eden. Vabbè, questo è stato proprio già letto, già recensito nello scorso wrap up, quindi proprio ormai è cosa vecchia, diciamo così, ma appunto sono arrivata un po' in ritardo. E Oltre di Vincenzo Perrellis, un libro a tematica LGBT storico ambientato nel Rinascimento, quindi il periodo del Rinascimento. E è un libro che ho in lista da una vita, ma proprio da anni, perché comunque comincia dai suoi anni questo libro, e si trova ancora un po' in giro, diciamo io non lo sento mai nominare sinceramente, però si trova ancora qualche copia su Amazon mi pare, io l'ho preso dal sito dell'editore perché l'editore insomma su tutti i suoi titoli per tutto il mese, non il mese, l'anno insomma del 2022 fa degli sconti, quindi ne ho approfittato e l'ho preso lì, non vedo l'ora di leggerlo, so già che piangerò, so già che sarà una tragedia, però non vedo l'ora di leggerlo. E poi gli acquisti in ebook. Ho acquistato Un giorno questo dolore ti sarà utile di Peter Cameron, che appunto è un titolo abbastanza noto, sempre letteratura LGBT. La trama mi ha sempre incuriosito molto e appunto ho deciso di acquistarlo e sarà proprio una delle prossimissime letture, quindi è arrivato il suo momento. Non tentarmi di Ella Frank, mi pare, un romance erotico MM che io è meglio non avessi mai preso perché è stata una lettura terribile, veramente una trashata pazzesca, che appunto ho già letto e recensito nello scorso wrap up. Ho acquistato anche Kaijin di Linda Lercari, se non sbaglio, comunque vi lascio la cover, che è appunto questo romanzo sempre a tematica LGBT ambientato nel Giappone del 1300, sembra veramente veramente molto interessante. Ultimo acquisto, Tutto ciò che ti appartiene di Garth Greenwell, sempre tematica LGBT. Questo ha una trama che tocca tantissimo le mie corde, almeno così di primo impatto, e infatti non vedo assolutamente l'ora di leggere, sembra molto molto intenso. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti quali sono stati i vostri acquisti del mese di luglio. Vi mando un grossissimo bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!